queste prime 3 ore di lezione. Come vedete sono quasi le 10, tra un po' riprendo, ma spendo prima 2 parole sull'argomento di questo video, ovvero LaTeX. Prima cosa, è LaTeX, non LaTeX, perché la X non è una X ma è una chi greca. Detto questo, che cos'è? Come l'ho scoperto? Perché lo uso? Perché usarlo? Come funziona? Parleremo un po' di tutte queste cose. Anzitutto, LaTeX l'ho scoperto più o meno 1 anno fa, grazie al mitico Lorenzo DM, che saluto, che me ne ha parlato così in un momento a caso, visto che ho un po' di tempo nei giorni successivi, ho detto ma sai che c'è? Proviamo, ho fatto qualche esperimentino durante il secondo semestre dello scorso anno e ho detto ma sai che c'è? Tanta roba. Comunque LaTeX è un software, uno strumento di scrittura di documenti, quindi non è un linguaggio di programmazione, con cui si possono fare tante belle cose. Si differenzia dai moderni e diversi tool di scrittura come Word, perché non ha dei comandi automatici ma bisogna darglieli nel documento stesso per fargli fare delle cose, ma permette di ottenere risultati molto molto più professionali e immediati se si impara ad usarlo al meglio. Noi parleremo di tutto questo all'interno del video, ma credo che sia il momento di bere il secondo caffè della giornata e farsi 1 ora e mezza di strutture aeronautiche. I 3 abbiamo detto massimo, qui 6 perché abbiamo sui corretti. Questi qui posso anche calcolare la risultante, e attenzione, le pixy sono risultanti. Lezione fatta, è stata abbastanza tranquilla, 1 ora e mezza si riesce a reggere. E quindi parliamo fondamentalmente anzitutto del perché usare LaTeX, perché imparare a scrivere LaTeX e investire quindi una parte del proprio tempo a imparare come funziona. La risposta è semplice: vi permette di scrivere delle cose molto ordinate, molto professionali, in maniera molto parametrica. E questo vi permette di essere molto molto più veloci, talvolta, molto spesso, se si impara a usarlo nella maniera corretta, che non è troppo difficile, vi permette di essere molto più veloci rispetto all'utilizzo di tool convenzionali come possono essere appunto Word, Pages o non so quali altri, Google Documents, insomma tutti quelli di quella fascia lì. Io dirò Word, ma molto spesso intenderò tutti quelli simili. Costa appunto un po' in tempo, non in soldi perché è un progetto open source, costa un po' in tempo imparare ad usarlo, dovete mettervi lì un po' e smanettare, capire le varie cose, però secondo me è veramente utile, e una volta che appunto lo si impara, senza diventare dei geni, dei maestri, imparare dei comandi base e come far funzionare il tutto, riuscite veramente ad ottenere dei risultati fantastici. Ma comunque adesso è giunto il momento di cambiarsi e andare a correre. Il tempo non è dei migliori, ma ce la faremo comunque. Let's go. L'abbiamo fatta, fatto un po' freddo, un po' vento, ma siamo vivi anche oggi. Ora urge una doccia completa, poi pranzo e si riprende. Corsa nonché doccia fatta, ancora i capelli mezzi bagnati, ma fa niente, ci metto 1/4 d'ora e passa ad asciugarli, non è il caso. Parliamo di un qualcosa a questo punto fondamentale, vi starete chiedendo: come lo uso LaTeX? Cosa scarico? Cosa faccio? Come lo imparo? Ci sono anzitutto 2 guide PDF che vi posso consigliare, e se le volete inviate me lo dite, ve le invio, ma in realtà si trovano tranquillamente cercando su Google. Sono L'arte di scrivere con LaTeX e LaTeX per l'impaziente. Sono appunto 2 guide in PDF che vi spiegano più o meno tutte le cose utili per creare un documento LaTeX anche di media complessità. Tuttavia,
Quello che vi posso ancora di più consigliare è Overleaf. Overleaf è un sito su cui potete sia avere una documentazione con tra l'altro vari tutorial, vari template, tutte le spiegazioni, vari esempi, sia soprattutto vi fa da editor, cioè voi su Overleaf potete letteralmente crearvi gratuitamente un account e convenzionato con un po' di università, alcune anche italiane. Vi create il vostro account e fate tutti i progetti che volete, quindi letteralmente scrivete e poi vi compila, vi redige il PDF che potete tranquillamente scaricare, quindi potete utilizzarlo per scrivere la tech senza scaricare niente, cioè lo fate dal vostro browser e tecnicamente potete usare qualsiasi dispositivo che appunto supporti un browser per scriverci. Io sto usando attualmente Overleaf per ricopiare gli appunti di tutte e quattro le materie che sto seguendo questo semestre. Mi trovo benissimo, unico problema, se dovesse saltare la connessione ci si attacca un po', però in realtà non è più tanto un problema. È molto utile soprattutto per il fatto che completa dei comandi, ha una gestione degli errori molto molto migliore rispetto a quella in situ di LaTeX, che ha l'unico problema di avere una gestione degli errori che non ti dice cosa stai sbagliando, dice lì quella riga c'è qualche problema, fai, e tu sei lì che dici come, cosa devo fare. Quindi quello che vi consiglio io è scaricatevi le guide, consultate la documentazione di Overleaf, ma fate tanta pratica, cioè mettetevi lì, fatevi dei progettini piccoli piccoli così di prova, all'inizio vi scrivete due cose, vi scrivete una roba a caso. Poi iniziate a mettervi un pochino alla prova, magari non so, compilate dei report che dovete inviare per l'università, vi scrivete giusto così un pezzo degli appunti che possono essere magari di 2, 3, 4, 10 pagine come volete, fate pian piano così come ho fatto io. Io poi sono arrivato a scriverci la tesi in triennale come diciamo prova finale della mia esperienza in LaTeX e andate avanti così. Fate delle prove, insomma, dove non riuscite ad arrivare, dove non sapete come fare, andate su Overleaf, sulla documentazione, andate sui PDF che vi siete scaricati e leggetevi come fare. È molto trial and error, ma poi una volta che ci prendete la mano, fidatevi, siete molto più veloci a scrivere e i documenti escono molto 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 più ordinati. Non dovete bestemmiare appresso alle immagini, non dovete bestemmiare appresso ai capitoli, alle pagine, fa tutto lui in automatico, fa molte cose più in automatico. Comunque su YouTube trovate tantissimi tutorial, quindi sotto questo punto di vista state veramente tranquilli. Comunque, ora è tempo per me di mangiare, sto morendo di fame, dopodiché si riprende con lo studio della lezione di sistemi che ho seguito stamattina, nonché di strutture che ho seguito dopo. Andiamo. Via il quaderno, per oggi abbiamo finito. Qui c'è il tutto che ovviamente non si vedrà. E quindi direi che possiamo trarre un po' di conclusioni. Dunque, perché usare LaTeX? Beh, principalmente perché è vero che Word o simili fanno delle cose che fa anche LaTeX. LaTeX non è una cosa esclusiva per lo più. Ci sono funzioni che su Word si possono fare, ma sono molto più complicate e molto più problematiche. Esempio a caso, se voi aggiungete un capitolo, cambiate il capitolo in sezione, in paragrafo, in sottosezione, LaTeX lo fa automaticamente, aggiorna l'indice, aggiorna le pagine, aggiorna i numeretti. Su Word dovete farlo manualmente. Oppure dovete insomma reiterare dei processi, è molto molto complicato. Con LaTeX invece ci perdete un po' di tempo all'inizio,
imparate, sbattete la testa, ma è molto più funzionale, molto più immediato, se vogliamo. Producete dei documenti di ottima qualità che sono uno standard soprattutto nel mondo accademico e soprattutto è un software in più che sapete usare, qualcosa in più che sapete usare, una skill in più che avete, che potete inserire tranquillamente nel CV o presentare appunto come tale, è valutata, è sempre un modo di apprendere qualcosa che purtroppo l'università non insegna. Comunque, finita la giornata di studio, direi che è finito anche il video. Spero che vi sia piaciuto. Se avete domande da farmi, fatemele nei commenti o in direct su Instagram. Se il video vi è piaciuto, mettete like. Vi invito appunto a seguirmi su Instagram, a iscrivervi se non l'avete fatto e soprattutto a seguire il mio podcast Aula Studio che trovate su Spotify e su tutte le altre piattaforme di streaming podcast come iTunes, Google Podcast oppure Amazon Audible. Detto questo, direi che è arrivato il momento di mettere il tappo all'obiettivo.